Questa mattina avete deciso di convocare questa conferenza stampa come Partito Democratico Provinciale di Pescara per fare un po' di chiarezza, ma chiedere anche un po' di chiarezza evidentemente. Sì, un tavolo tecnico con le parti sociali, cioè con i rappresentanti dei genitori, dei studenti, dei docenti, del personale amministrativo rappresentato dalla dottoressa Bianco, RSU, cioè il Partito Democratico fa il suo lavoro e mette giù un tavolo tecnico permanente da oggi in poi finché non avremo risposte chiare da parte del presidente della provincia. Questa mancanza di trasparenza a pochi giorni, perché tra un mese i docenti, noi docenti, io sono anche un docente proprio del liceo Marconi, dobbiamo rientrare in servizio più o meno intorno alla fine del mese di agosto e non sappiamo dove dobbiamo andare. Si deve insediare una nuova dirigente scolastica e non sa dove potrà finalmente convocare il primo collegio docenti. Quindi è un pastrocchio amministrativo che non ha fine. L'unica certezza è però che lo stabile dove si trova attualmente il Marconi dovrà essere demolito. Ma questo è un'altra certezza da vedere. Come sapete, tre docenti qualificati del liceo Marconi hanno fatto un lavoro molto minuzioso di perizie tecniche e hanno presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica. Noi ci aspettiamo anche come Partito Democratico che ci sia un'attenzione su questa denuncia per capire se effettivamente questo edificio debba essere demolito o meno. Non siamo noi a doverlo dire, ma ci aspettiamo delle risposte concrete, anche perché bisogna dire che la relazione tecnica della provincia, che è datata del 2020 e quindi parla di instabilità sismica grave, in qualche modo impone a pensare che la provincia ha fatto stare un'intera comunità scolastica, cioè 2000 persone, per un anno intero con un rischio serio, quindi si è assunta anche una responsabilità importante. Questo nessuno lo dice, ma la relazione tecnica è del 2020. L'anno scolastico 2020-2021 l'abbiamo passato lì. Il comitato Quo Vadis chiede questa interlocuzione da mesi. Questa interrogazione è stata negata. Il presidente non si è nemmeno presentato al consiglio comunale straordinario richiesto appunto dal centro-sinistra il 6 di luglio. Ha mandato una lettera al 6 di luglio dicendo che a pochi giorni avrebbe avuto delle risposte. Oggi è il 28 luglio, non c'è lo straccio di una proposta se non quella di alcune aule di Marzio, che devono essere però anch'esse ristrutturate per accogliere i ragazzi.